Solo vaccinando decine di milioni di italiani riconquisteremo le nostre libertà e sarà possibile una duratura ripresa economica. Nel frattempo, in questo periodo di transizione, soprattutto nei prossimi 2 mesi, dobbiamo muoverci con senso di responsabilità. La prudenza, un accorto gradualismo nelle riaperture è il più forte investimento che possiamo realizzare per un'estate di ripresa e di rinascita. Le misure che abbiamo adottato in queste settimane stanno producendo i loro effetti. In Italia, per la terza settimana consecutiva, scende l'incidenza e l'RT sui casi sintomatici è pari a 0,92. Sono risultati certamente incoraggianti, che devono indurci a scelte ben ponderate, proporzionali, come sempre, al quadro epidemiologico. L'ultimo monitoraggio, dopo ben 4 settimane di misure molto severe, ci segnala che le terapie intensive occupate sono ancora al 41% dei posti letto disponibili. È un dato nella sua rilevanza che dovrebbe far riflettere chi continua a sostenere che abbiamo adottato misure troppo severe. Proprio sul livello di occupazione delle terapie intensive, dobbiamo ascoltare e valutare con la massima attenzione il grido di accorato allarme che ancora una volta ci viene dai nostri medici. Abbiamo il dovere di costruire una roadmap di allentamento graduale delle restrizioni, che voglio ricordarlo, sono sempre state approvate all'unanimità in Consiglio dei Ministri. Vogliamo dare certezze agli italiani e consentire a tutti una nuova stagione, ma in sicurezza, come ha detto il Presidente del Consiglio Mario Draghi, senza mettere a repentaglio la salute e senza compiere scelte azzardate che ci riporterebbero in tempi brevi a nuove chiusure. Con questi obiettivi è fondamentale nelle prossime settimane dare un segnale di unità, oltre che di fiducia e determinazione. Anche a chi fa polemica ogni giorno, io continuo a dire che serve unità, unità e unità, come ho sempre fatto in questi mesi. Sappiamo che ci sono finalmente le condizioni per uscire da questa lunga tempesta, a patto di muoverci tutti con un rinnovato spirito di coesione nazionale, come sovente ci ha chiesto di fare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.